Siamo a un mese e mezzo dalle Olimpiadi ed è una federazione, un movimento che si presenta con tutte le proprie discipline al completo. Noi abbiamo le Olimpiadi con la squadra maschile che si è qualificata da poco in Bulgaria, con le ragazze che hanno vinto la Coppa del Mondo e forse inaspettatamente anche con coppie maschile e femminile di beach volley, anche con speranze buone. Perciò questo è quello che emerge al vertice della pallavolo, ma forse quello che è meno noto, che noi diciamo sempre che siamo, i dati dicono che siamo il primo sport italiano dopo il calcio a livello di numeri, a livello di organizzativo, di manifestazione, di risultati potrebbe forse anche essere qualcosa di più, però non sta a me dirlo. Però voglio dire, quello, oltre a quello che emerge, che tutti sanno, ci tengo a dire che la nostra forza, la nostra, è la capillarità che abbiamo sul territorio. In ogni regione, qui, oggi sono qui in Umbria col presidente regionale, con altri amici, e qui già si vede proprio, ecco, la forza della pallavolo nasce anche proprio da questa capillarità che abbiamo alla base. Noi abbiamo più di 20.000 squadre, vuol dire che tutte le settimane impegniamo migliaia e migliaia di ragazzi e di ragazze, perciò abbiamo una grossa funzione sociale. Poi fortunatamente, come ho detto anche in una recente trasmissione televisiva, non impegniamo molto lo Stato con la forza pubblica, perciò è un'altra nostra caratteristica. Noi facevamo l'incontro a fine partita quando il terzo tempo non esisteva, perciò sono anche orgoglioso di queste caratteristiche del nostro movimento. Ecco, i giovani come rispondono, dai più piccoli, diciamo così? Ma direi proprio, mi fa una domanda proprio a cui rispondo volentieri, proprio domani, e voi se sarete presenti avrete modo di vederlo, di documentarlo, abbiamo migliaia e migliaia di ragazzi che giocheranno davanti alla Basilica della Santa Maria degli Angeli. E così è in ogni città d'Italia, noi praticamente, questo è il primo impatto che si vede del contatto che ha con la pallavolo, con la realtà sociale e dei ragazzi in genere. Poi qualcuno si perde per strada, però siamo in aumento sia a livello maschile che femminile, e come dico io, proprio dalla vostra, da questa postazione, adesso sono in numeri e ne approfitto per ringraziare presidenti regionali e provinciali, quelli che fanno qua a livello periferico. Abbiamo, tenete presente che in Umbria ci sono circa 4 società di vertice che giocano nella 1, maschile, poi abbiamo tante squadre femminili. È una bella realtà questa, però non voglio dilungarmi, ma quello che torno a dire è che noi ci sentiamo di avere anche un grosso impatto sul sociale, di cui sono particolarmente fiero. Ecco, il volley è una buona palestra per gli uomini e le donne del domani. Sicuramente, nel frattempo noi abbiamo anche questa caratteristica, sia a livello temporale che a livello di società, occupiamo, perché essendo a livello temporale, perché giochiamo estate ed inverno, perché finita la stagione di indoor si continua sulle spiagge, il beach volley è un grande successo, adesso a Londra trovare i biglietti per andare a vedere il beach volley non sarà semplice. Poi abbracciamo praticamente tutta la nostra società, perché a livello femminile credo che siamo sicuramente il primo sport di squadra italiano. Le donne sono numerose nel paese, fanno sport come gli uomini, forse vincono anche di più. Parlo dello sport in generale, perciò occupando anche in buona parte, non dico in situazioni monopolistiche, ma sicuramente in gran numero sport di squadra sul femminile, vuol dire che il nostro abbraccio sulla società è molto, molto vivo, molto presente. Perciò non spero solo che questa cosa, noi la pallavolo ha fatto tutti in 50 anni, è partita nel dopoguerra in Italia, e credo che a livello di numeri, ma più che altro di risultati e di manifestazioni che stiamo organizzando, credo che in 50-60 anni fosse difficile pensare all'inizio che si potesse fare tanto. Ecco, il volley è uno sport francescano, basato sull'essenzialità, su, tra virgolette, la fatica, sul lavoro duro? Guarda, saranno caratteristiche sicuramente che possono appartenere anche ai francescani. Dico, un'altra caratteristica della pallavolo, direi anche questa un po' quasi unica,
che da solo non si può fare niente. Il nostro si comincia a dover lavorare tutti assieme anche nel gioco di squadra. Credo solo la battuta si possa fare a livello personale. Tutto nasce con l'aiuto dei 5 giocatori, perché da soli è lo sport, un calciatore bravissimo può partire, Maradona partiva dalla propria area e poteva da solo andare in porta, lo può fare anche nel basket, un player, non lo so. Sicuramente nello sport di squadra, forse nella pallavolo uno da solo, se non ha già dall'inizio, bisogna lavorare, pensare e industriarsi assieme. Questo è sicuramente anche un discorso che uno che entra nella società chiaramente deve collaborare. I francescani sono rivolti anche al mondo sociale, al mondo che ci riguarda. Questo è stato l'inizio di San Francesco, perciò ci sentiamo un po' francescani anche noi. Sarebbe rigenerante, darebbe più forza ai pallavolisti fare un ritiro prima delle Olimpiadi o di una partita importante qui al Sacro Convento di Assisi? Ma questa è una cosa che si potrà sicuramente fare, credo che farebbe bene a tutti, oltre che ai pallavolisti, però sicuramente nella pallavolo, se è un invito, ne terremo conto. Vi aspettiamo allora qui. Grazie mille.